Sei pronto ad entrare in questo affascinante viaggio nell'universo dell'ufologia? Esploreremo un misterioso evento che è accaduto il 14 settembre 2023 durante un convegno messicano. Oggi vi parlerò dell'intrigante presentazione di due corpi alieni da parte del noto ufologo messicano Jaime Flota. Ma prima di iniziare, vi invito a mettere mi piace a questo video e a seguire la pagina per non perdere i prossimi affascinanti racconti sulla nostra connessione con l'ignoto. Jaime Flota, un nome noto nell'ambito dell'ufologia, ha scosso il mondo con la sua recente presentazione. Durante il convegno messicano, ha svelato al pubblico due corpi alieni di dimensioni ridotte, scovati in un luogo ancora più misterioso, il Perù. Questi corpi alieni, si dice, abbiano un'età di ben 1000 anni. Ma la vera sorpresa risiede nel fatto che il loro DNA sembra essere umano. Ora, ciò solleva una domanda cruciale: è possibile che gli alieni abbiano DNA umano? Questa scoperta apre una scatola di Pandora di teorie e speculazioni. Alcuni ufologi suggeriscono che potrebbe esserci una connessione tra la razza umana e questi esseri extraterrestri. Ma, naturalmente, ci sono anche scettici che sostengono che questa potrebbe essere una messa in scena ben orchestrata. Un aspetto ulteriore che ha aggiunto credibilità a questa presentazione è la testimonianza degli ex piloti da combattimento presenti al convegno. Questi uomini e donne coraggiosi hanno argomentato in modo serio la loro tesi sugli UFO. Hanno dichiarato con convinzione che gli UFO esistono senza ombra di dubbio, basando la loro affermazione su avvistamenti inspiegabili e personali esperienze di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Alcuni di loro sostengono di aver visto questi UFO sorvolare i cieli più volte, testimoniando una presenza costante e incomprensibile. Queste testimonianze sono incredibilmente suggestive e alimentano la nostra curiosità riguardo alla possibile esistenza di vita extraterrestre. Tuttavia, dobbiamo mantenere uno scetticismo sano quando si tratta di eventi di questo tipo. La storia è costellata di casi in cui si sono rivelate bufale o trucchi ben orchestrati per attirare l'attenzione. Inoltre, le recenti tecnologie di manipolazione delle immagini e del video possono rendere difficile distinguere la realtà dalla finzione. Rispondendo alla domanda iniziale, è possibile che gli alieni abbiano DNA umano? La scienza ci insegna che, sebbene sia possibile che forme di vita extraterrestri possano condividere alcune similitudini genetiche con noi, la probabilità che abbiano un DNA umano esatto è estremamente bassa. Questo potrebbe essere spiegato da una teoria di panspermia, in cui la vita si è diffusa attraverso l'universo portando con sé elementi comuni. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che per ora non abbiamo prove concrete per sostenere questa affermazione. La scoperta di corpi alieni con DNA umano solleva molte domande, ma richiede ulteriori ricerche e analisi per determinare la loro autenticità.